Dopo un'altra giornata di sole sbagliante, con una luce cristallina e con le strade relativamente vuote, nonostante che in qualche modo il lavoro delle persone in qualche rara situazione, per esempio quella che noi abbiamo in Parlamento, continui, noi ci comportiamo come se non ci fosse nulla, nessuno si preoccupa di vaccinare i deputati, stanno uno a fianco dell'altro in un teatro in situazioni di perfetta contaminazione, non si sente mai di nessun deputato che sia stato male, qualcuno che ha avuto il Covid, cioè io ho avuto il Covid. Allora io vorrei dirvi questo, non vorrei fare polemiche, ma mi sembra che ci sia una sorta di congiura perché la nostra mente viva con l'incubo della malattia. Anche dove essa è impossibile. Normalmente uno con la malattia esce, un periodo di 10 giorni, di 15 giorni, finisce l'influenza, ha un'operazione e la vita riprende come prima. Si dimentica addirittura, io faccio fatica a ricordare alcune cure che ho avuto e come sono stato curato, per esempio, per i problemi del mio cuore. E col tempo si dimenticano. Allora, il nostro obiettivo è la normalità. Io mi chiedo, lo dico serenamente, lo dico con tutta la serietà al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Ministro della Sanità, a tutti i ministri. Come parlamentare lo dico anche in Parlamento, ma qui lo voglio dire in modo confidenziale. Se io faccio il vaccino, oggi sono forse 12 milioni di italiani vaccinati. Le persone più a rischio e comunque molte anche che hanno attività per cui è giusto che non portino contagio, come i professori delle scuole. Allora, se io faccio il vaccino, vuol dire che non potrò prendere il virus. Qualcuno dice di questi medici così sempre minacciosi, ma si potrebbe prendere il virus anche dopo aver fatto il vaccino. Allora, per cosa ho fatto il vaccino? Ho fatto il vaccino per evitare di prenderlo, ma ammesso che ci siano dei rarissimi casi, ci sono sempre stati dei casi di cadute o ricadute in una malattia, ma chi fa il vaccino normalmente non prende la malattia. E allora perché non si torna alla normalità? Perché i 13 milioni di vaccinati, sicuramente li incontriamo per strada, continuano a portare le mascherine? Perché le portano? Perché? All'aperto, perché le portano? E perché se sono ormai vaccinati e quindi immuni, così come il vaccino indica, devono portare la mascherina? Per quale ragione? Per quale incubo? E perché ci sono l'altra parte di italiani, non so quanti siano, che hanno avuto il Covid, io per esempio. Quindi ho, come tutte sanno ormai, abbiamo fatto dei rapidi corsi di medicina, ho gli anticorpi, quindi non posso prendere il virus, non lo posso trasmettere. Sono negativo. Ma perché devo portare la mascherina? Cioè, se l'obiettivo è che io torni alla normalità attraverso il vaccino o attraverso il passaggio per una malattia che finisce, per quale ragione tutte le persone, tutte, comprese quelle che hanno fatto il vaccino e quelle che hanno avuto il Covid, portano la mascherina? Perché la portano? Perché la portano all'aperto? Perché nessuno ci dice ricominciamo lentamente a vivere nella normalità? Siamo nelle condizioni. Abbiamo passato la malattia o abbiamo fatto il vaccino? Ecco, questo io mi chiedo. Perché c'è questa specie di incubo o di necessità di comunicare il proprio zelo? Oggi uno mi ha detto, ma lei perché non porta la mascherina? Perché ho avuto il Covid e quindi, ah beh, allora capisco, però lei pensi a quanti morti? Capisco che uno. I morti ci sono sempre, ma non è che se io ho superato una grave malattia, sono stato guarito di cancro, devo pensare che altri ne moriranno. Altri ne moriranno e alcuni ne guariscono. Se io sono tra i guariti, vivrò come un guarito. Se io sono vaccinato, vivrò come uno che non può prendere più il virus. Se io ho avuto il Covid, vivrò come uno che ha gli anticorpi e non può né prenderlo né comunicarlo. Allora perché dobbiamo vivere in questa condizione tutto chiuso, nonostante i 13 milioni di vaccinati, e le condizioni di vita sempre mortificate e sempre con la penitenza di questa mascherina all'aperto, quando uno studio irlandese ci ha dato indicazioni precise che in realtà
all'aperto non esiste rischio di contaminazione. Una delle scoperte che sembra arrivata in questo momento, dopo un anno di pene e di torture e di ipotesi sentite. Quello che qui leggiamo di una inchiesta fatta in Irlanda è che all'aperto il contagio ha l'incidenza dello 0,1%, quindi un numero tale che è il rischio minimo che uno può correre di avere un incidente o di cadere dalla bicicletta. Quindi non solo è ridicolo portare mascherina all'aperto, ma la trasmissione del virus all'aperto ha un'incidenza bassissima. Ce ne accorgiamo adesso? Allora perché i bambini non sono andati a scuola? Perché nonostante i professori vaccinati è stato così faticoso riprendere, come ha indicato adesso il primo ministro, l'attività delle scuole? Per quale ragione? E poi, non bastando questo, abbiamo altre indicazioni di come si comportano i paesi vicini o simili a noi, come la Spagna. In Spagna noi abbiamo una condizione che è questa. Il Ministero della Salute ha riferito che dell'80% dei casi un alunno positivo non contagia nessuno. Un alunno positivo non contagia nessuno. E quando succede, in media non contagia più di 1,8 persone. Allora non ho capito. Abbiamo fatto diventare la malattia del secolo, una malattia che nei giovani non si trasmette, che non contagia in modo particolarmente pericoloso, però dobbiamo vivere in questo effetto di incubo. I bambini devono sentire che c'è il Covid per loro, quando a loro non fa alcun danno. Noi dobbiamo, nonostante ne siamo guariti, nonostante siamo vaccinati, portare comunque la testimonianza simbolica che c'è ancora qualcosa, perché dobbiamo ripararci. Ecco, questo, lo dico serenamente, non è tollerabile. È una congiura contro la verità e contro la normalità. Noi dobbiamo ritornare alla normalità smettendo di fare cose insensate. Quando ti è finito un raffreddore, ti è finita un'influenza, ti è finita una bronchite, tu vivi come hai vissuto prima. No, qui ti finisce e continui a vivere nell'incubo. Me lo spiegate, cari virologi, me lo spiegate, cari colleghi di governo, perché occorre vivere in questo modo?